Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti. Benvenuta la nostra meravigliosa ospite. È la quinta e ultima serata, un po' di rimpianto ce l'abbiamo, ma anche tanto orgoglio, tanta contentezza di queste bellissime serate. Questa sera cambiamo mondo, ok? Basta scienza, spazio, adesso parliamo di cose serie. Come siete messi col cipro minoico? Male? E mi spiace, cercherò di fare una traduzione così, in tempo reale, ma dovevate attrezzarvi, insomma. Le lingue antiche sono le nostre origini, oggi andremo alle origini della nostra storia, alle origini di un'invenzione che noi diamo per scontata, che è la scrittura, ma capire perché noi uomini e donne abbiamo inventato questa cosa è una cosa veramente affascinante ed è tutt'altro che scontata, come imparerete stasera. Così come scoprirete che non tutte le lingue antiche sono decifrate. Quindi c'è spazio anche per ognuno di voi. Magari qualcuno stasera deciderà di studiare le cose che Silvia Ferrara ci racconterà. Io, non, come al solito, non racconto quanto è brava la nostra ospite, lo scoprirete da soli. Però, una piccola storia, come ogni volta, che ci porta a entrare un po' nel clima della serata. E la storia di stasera inizia 110 anni fa. Bisogna andare nel 1908 e andare a Firenze. Cosa succede a Firenze nel 1908? Nasce un nuovo ente, un istituto di raccolta di papiri. Cosa sono i papiri? I papiri sono... i papiri sono delle piante che, da cui si può ricavare un supporto per scrivere. E quando voi venite in biblioteca da me o dai miei colleghi e dalle mie colleghe e mi chiedete, che ne so, un libro di Eschilo, io ve lo do in una bella edizione moderna, ma voi non vi chiedete come ha fatto quel testo di 2000-2500 anni fa ad arrivare fino a voi oggi. All'inizio è stato scritto probabilmente su un papiro. E fino alla fine dell'Ottocento questi papiri non c'erano, per cui la gran parte dei classici era conosciuta per fonti indirette. Poi in Egitto iniziano le grandi scoperte. E allora tutti si attrezzano e anche l'Italia crea il suo istituto di papirologia. Girolamo Vitelli è un po' il profeta di questa scienza. Ci si mette ad analizzare questi papiri. E qui entra in scena un personaggio, che è il personaggio che così ci accompagnerà, una bambina che nasce a Trieste, porta un nome un po' impegnativo, si chiama Medea. Io se mi chiamassi Medea odierei il mondo greco, perché il mito di Medea è terribile. E invece lei ama il greco, il latino, e studia. Trieste è una città, è il porto dell'impero austro-ungarico, è la città cosmopolita per eccellenza, si parlano tutte le lingue, non so se ci siete stati, c'è una chiesa per ogni religione. E questa bambina, Medea Norsa, si appassiona al greco e al latino, va a studiare a Capodistria, poi a Vienna, ma all'università di Vienna le dicono vattene di qui. Non è discriminazione, vattene di qui, vai a Firenze, vai a studiare a Firenze. E lei va, si laurea a Firenze, e poi scrive un biglietto in cui chiede, bellissimo proprio, l'accesso ai papiri. E un bel giorno Vitelli le risponde, benvenuta. Da allora lei passa tutta la vita a leggere e interpretare papiri, latini, greci, e si rivela bravissima. Il vecchio professore quasi non ci vedeva più, per cui è lei che in realtà li guarda, li interpreta, è capacissima, è brava. Solo che io ho fatto una scoperta veramente strana, perché io non mi piacciono i sensi comuni, i pregiudizi, per esempio quando alcuni pensano che i bibliotecari siano persone tristi, grigie, smunte, polverose. Non è vero, è un luogo comune. Beh, anch'io sono stato vittima di un luogo comune, perché pensavo che i papirologi, i filologi fossero gente tranquilla. Cioè, uno che studia i papiri è l'uomo più mite del mondo. Non è vero. C'era una guerra tra papirologi, ma che neanche voi ve lo immaginate.
c'era la fazione dei filologi, la fazione degli antifilosofi. Si scrivevano libri uno contro l'altro, un inferno. Questa donna, Medea Norsa, invece si muove in questo mondo perché ne diventa veramente esperta. E quando muore il suo professore, sarebbe naturale che lei subentrasse. Però lì inizia il suo destino di donna. Comincia a sentire attorno a sé un'aria non proprio bella. Sei donna, non sei sposata, e a un certo punto salta fuori che hai probabilmente un'origine ebraica. 1938, proprio a novembre, terribile anniversario, leggi razziste. E per Medea inizia un corso di anni veramente triste, che io racconto in un secondo, perché povera, lei non riuscirà mai ad avere la cattedra, non riuscirà mai a insegnare. Perché è donna, perché fosse ebrea, perché non è sposata, perché non ha protettori. E si racconta che ci sono questi professori che di giorno scrivono articoli contro di lei e poi al pomeriggio la chiamano per farsi leggere i papiri che loro non sono in grado di leggere. Quindi lei rimane un punto di riferimento per lo studio, ma poi viene messa da parte. Però a me piace proprio che la serata di stasera nasca, come tutte le altre serate, proprio all'insegna di una persona che voi non conoscevate, ma se oggi noi leggiamo papiri greci e latini e li sappiamo capire così bene, lo dobbiamo molto a una donna come Medea Norsa. E con questo ricordo un cronista scrisse che al suo funerale c'erano poche decine di persone, si erano tutti dimenticati di lei, insomma, proprio una storia triste. Però oggi invece ci apriamo invece il cuore e la mente per entrare in uno dei misteri più affascinanti, che è quello della scrittura o delle scritture. Abbiamo una relatrice che ringraziamo tantissimo, a cui diamo subito la parola, a Silvia Ferrara. Grazie. Grazie. Grazie mille Ermanno per questa storia triste, io spero di non farvi commuovere negativamente entro la fine di questa serata. Comunque è anche vero che se io fossi nata e avessi operato nello stesso contesto culturale e storico avrei subito la stessa fine, penso. Quindi grazie per aver portato alla luce come le contingenze storiche in realtà segnino il destino di ognuno di noi. Io ho messo un punto di domanda sull'ignoto di questa serie di conferenze, perché spero proprio che alla fine della mia carriera, uno, ci siano tante persone al mio funerale, e due, spero di aver raggiunto un risultato rispetto a scoprire qualcosa che fino ad oggi è ancora rimane ignoto. E questo vira tutto, verte tutto su una grande invenzione, forse la più grande invenzione della storia dell'umanità, quella della scrittura, che è una cosa che noi usiamo ogni giorno ma che diamo per scontata. Da dove viene? Quando? Come? In che luoghi è stata creata nella storia dell'uomo? È stata creata una volta sola o più volte? E queste sono tutte domande che si legano anche all'ignoto di alcuni sistemi di scrittura che ancora oggi rimangono indecifrati. Cosa vuol dire questo? Che non sappiamo che lingue registrino. E tutto questo è il focus di un progetto europeo che ho vinto l'anno scorso, per il quale sono stati stanziati 1,5 milioni di euro. Non so se conoscete questa iniziativa della Commissione Europea, dell'ERC, European Research Council, che stanzia ogni anno a ricercatori con progetti, idee bellissime, meravigliose, innovative, originali, tantissimi soldi. E questi progetti fanno sì che ricercatori giovani o meno giovani abbiano la possibilità di creare un gruppo di ricerca per perorare la causa di un'idea e per arrivare a ricerca innovativa che possa portare all'avanzamento della conoscenza ad ampio spettro. Molto spesso però, lo dico con un piccolo appello per chi si muove nelle maniere umanistiche come me, molto spesso questi soldi vengono dati a studi scientifici,
molto più che a quelli legati alle cosiddette humanities. Quindi, soprattutto le donne, qui mi rifaccio di nuovo al tema di queste conferenze, che sono solo un terzo. Le vincitrici oggi sono stati annunciati i nuovi vincitori, e le vincitrici femmine, donne, sono solo un terzo. Quindi, piccolo appello, donne umaniste, fate domanda, perché l'anno scorso io ero l'unica in Italia ad aver vinto. Quindi il progetto si intitola INSCRIBE, che è un acronimo che sta per Invention of Scripts and the Beginnings. Come la scrittura è nata? Come la scrittura è nata? E qui, con la bella faccia di Donald Rumsfeld, che era il segretario della difesa durante il governo Bush II, Bush figlio, famosamente vi ricorderete una sua frase legata a cose che noi sappiamo di sapere, le certezze, cose che noi sappiamo di non sapere, le incertezze, e cose che noi non sappiamo di non sapere, e lì brancoliamo totalmente nel buio. E molto spesso noi scopriamo, così lui dice, cose che noi non sappiamo di non sapere, dove brancoliamo totalmente nel buio. Questa frase ha fatto la storia, perché è stata tacciata di un'ignoranza quasi plateale, sta dicendo delle cose di una generalità pazzesca, però in realtà dove l'ha presa? Da dove l'ha presa? L'ha presa da uno studio di psicologi che hanno sviluppato, qui non si vede bene tanto il quadrato ma non fa niente, una finestra delle relazioni fra noi, ciò che noi vogliamo mostrare di noi stessi, ciò che noi sappiamo di noi stessi, e gli altri. In questo schema relazionale ciò che è noto a noi ed è noto agli altri è quello che noi vediamo, possiamo mettere degli aggettivi, vediamo, è la plateale verità di quello che noi trasmettiamo e che vedono anche gli altri. Ma ci sono anche delle cose che noi non sappiamo ma che gli altri, di noi stessi, ma che gli altri vedono chiaramente. Questo è il nostro blind spot. Noi non siamo a conoscenza di cose che agli altri invece sono chiara percezione. E poi ci sono quelle cose che noi decidiamo di non far vedere, le cose nascoste, una facciata nascosta di noi stessi che gli altri non vedono ma è molto chiara a noi. E poi c'è quello che noi non sappiamo di sapere di noi stessi e che gli altri non conoscono altrettanto, ok? Quindi totalmente ignoto. Ignoto, punto esclamativo, non punto di domanda. Tutto questo, che è uno schema relazionale dei rapporti fra noi e gli altri, in realtà può essere tranquillamente trasposto a quello che voglio fare io nella vita, decifrare. Perché il rapporto fra due identità, la lingua e la scrittura, si dipana, si spiega nello stesso identico schema. Ci sono delle lingue note che vengono trascritte in scritture note, come l'alfabeto che usate voi e che leggete tranquillamente anche nel leaflet dove c'è la mia bellissima biografia. Sulla carta sembro ancora più come l'alfabeto latino, quindi le leggiamo, le capiamo, è tutto chiarissimo. L'arena, no? Tutto in percezione assolutamente evidente. E poi ci sono anche dei casi in cui la scrittura è nota, perché la riusciamo a ricostruire, ma la lingua non lo è, non riusciamo a identificarla, non capiamo quale sia il ceppo linguistico che registra quel sistema di scrittura, come per esempio l'etrusco. Noi lo leggiamo tranquillamente perché l'etrusco deriva dall'alfabeto greco, ma quale lingua sia, nel suo ceppo linguistico, nella sua esegesi, origine storica, non abbiamo assolutamente idea, un po' perché non abbiamo tantissime iscrizioni, un po' perché la natura delle iscrizioni non ha tanta sintassi, non c'è tanta grammatica, eccetera, eccetera. Comunque non sappiamo bene che lingua sia, quindi non è decifrata. Quando voi sentite l'etrusco è stato decifrato, no. Lo leggiamo, ma non lo capiamo. E poi c'è il grande scopo, arrivare alla decifrazione di una scrittura che si spererebbe sia nota, ma che dobbiamo ricostruire a livello di scrittura. Okay? Quindi identificare la scrittura per riuscire a leggere e ricostruire la lingua se questa lingua è nota. Ma se questa lingua, e spero che non sia il mio caso, è ignota, se è ignota la scrittura ed è ignota la lingua, una lingua sconosciuta, estinta, non esiste più, non è più relazionabile a nessun tipo di lingua nota, allora non c'è niente da fare. La decifrazione è impossibile. Spero tanto che non sia il mio caso, ma sono quasi sicura che non sia il mio caso. Quindi, abbiamo due obiettivi. Uno, riuscire a capire quando, come, perché la scrittura è stata inventata, e
due, cercare il secondo obiettivo, cercare di decifrare ciò che ancora non è stato decifrato. E in questo entriamo nella parte più tecnica. Ma il primo obiettivo. Fino a 40 anni fa, una generazione fa, si pensava che la scrittura fosse stata inventata. Non si vede bene la mia mappa, ma qui ci dovrebbe essere la mappa del mondo. Non so come mai le cose più chiare, i contorni più chiari non si vedano tanto bene. Quindi qui dovremmo avere la Mesopotamia. Si pensava fino a 40 anni fa che la scrittura fosse stata inventata una volta sola nella storia dell'uomo, nel quarto millennio avanti Cristo, quindi quasi 6.000 anni fa, più di 6.000 anni fa, e che da questa invenzione nell'Iraq moderno, nella Mesopotamia di allora, dell'età del bronzo, da questa scrittura si fossero diffuse tutte le altre, cioè che fossero state trasmesse direttamente dalla Mesopotamia agli altri contesti, quello egiziano e poi long durée della storia, la Cina e il Mesoamerica coi Maya. In realtà questa visione di 40 anni fa, che vedeva una monogenesi, una sola invenzione della scrittura, finalmente è stata completamente refutata e oggi vediamo sicure quattro invenzioni della scrittura, quelle che vedete qua, in Mesopotamia ovviamente, in Egitto, che sembra proprio essere un'invenzione originale e non dovuta a trasmissione diretta con la Mesopotamia, in Cina verso la fine dell'età del bronzo e in Mesoamerica con i Maya nel primo millennio avanti Cristo. Quindi quattro invenzioni separate. Cosa vuol dire questo? Che l'uomo a livello cognitivo è arrivato a questa invenzione da solo, senza nessun tipo di influenza dall'esterno. Si arriva a inventare una cosa senza doverla imputare ad un'influenza di un'altra cultura preletterata. Quattro. Ma davvero sono solo quattro? In realtà oggi il numero non è certo. E noi postuliamo, e siamo quasi sicuri, che ce ne siano altre due. Una sull'isola di Pasqua, sommersa nell'Oceano Pacifico, a 3.600 miglia di distanza dalla costa del Cile, quindi in un contesto assolutamente isolato, e nella Valle dell'Indo. Quella della Valle dell'Indo è del quarto millennio avanti Cristo, quasi coeva, quasi contemporanea a quella della Mesopotamia. Quindi in questo periodo, nel quarto millennio avanti Cristo, almeno tre invenzioni. E possiamo spiegare come mai, proprio in quel periodo, sono state inventate molto probabilmente queste tre invenzioni di scrittura. E poi c'è un altro punto di domanda, è quello su cui io mi soffermerò di più oggi, per farvi capire che probabilmente ce n'è un'altra. E quest'altra invenzione è relativa all'Egeo, al mare Egeo, quindi siamo nel Mediterraneo orientale, in due isole, Creta e Cipro. E siamo all'inizio del secondo millennio avanti Cristo. Quindi quante invenzioni della scrittura sono state fatte dall'uomo nella sua storia? Beh, ne vediamo almeno, probabilmente almeno sette. Nel mondo oggi ci sono 12 sistemi di scrittura totalmente indecifrati, che vengono dall'antichità e uno da un periodo medievale, alto medioevo, rinascimento, fine del medioevo, rinascimento, scusate. Di queste 12, tre vengono dall'Egeo, dalla zona dell'Egeo. Qui vedete alcuni esempi, il proto-elamico che viene dalla zona dell'Iran, sempre del secondo millennio avanti Cristo, il Rongorongo, che è quello dell'isola di Pasqua, di cui parleremo un pochino, quello della Valle dell'Indo, e poi tre scritture che vengono dall'Egeo, secondo millennio avanti Cristo, il geroglifico cretese, il ciprominoico e la lineare A. Ciprominoico viene da Cipro, il geroglifico cretese e la lineare A vengono da Creta. Queste scritture sono parte della stessa famiglia. Da un punto di vista grafico, non sappiamo se da un punto di vista linguistico. Molto probabilmente il geroglifico cretese e la lineare A sono decisamente connesse anche da un punto di vista linguistico. Cioè probabilmente il geroglifico cretese è la mamma della lineare A da cui discende. Le iscrizioni sono poche. Stiamo parlando di 2.500 iscrizioni in toto per tutti questi tre sistemi di scrittura. Quindi abbiamo poco materiale su cui lavorare. Abbiamo per lo più tavolette in argilla per quello che riguarda la lineare A e il geroglifico cretese, ma abbiamo anche dei sigilli di pietra iscritti
per il geroglifico cretese, degli oggetti di metallo di alto stato sociale per la lineare A, e per il ciprominoico, cosa interessantissima, abbiamo praticamente solo oggetti di alto stato sociale. Quindi riusciamo anche a contestualizzare da un punto di vista storico-archeologico a che cosa potessero servire queste iscrizioni. Ma lo vedremo bene quando entrerò proprio nel merito di ognuna di queste. Quindi siamo agli albori di una civiltà palaziale nel contesto cretese e nel contesto cipriota di 4.000 anni fa, e si sviluppa la scrittura in maniera molto probabilmente indipendente da qualunque altro tipo di influenza dall'esterno. Cioè anche nel contesto egeo la scrittura molto probabilmente, ma questo deve essere testato, viene inventata ex novo da zero. Parte di questa famiglia linguistica è un altro sistema di scrittura, perché se c'è una lineare A ci sarà per forza anche una lineare, grazie, B. E questa lineare B, che deriva direttamente dalla lineare A, hanno moltissimi segni in comune, è stata decifrata nel 1953 da, pensate un po', non un linguista, non un archeologo, ma da un architetto inglese, Michael Ventris, che riesce, questo è l'unico esempio di decifrazione totalmente interna. Cosa vuol dire? Che non c'era una stele di Rosetta, scusate, le ossessioni che si propagano anche negli oggetti di uso comune. Non c'era una stella di Rosetta con un bilingue, con una scrittura nota, leggibile, come l'alfabeto latino, come il geroglifico egiziano. Decifra attraverso un'analisi crittografica interna. Cosa vuol dire questo? Che fa uno studio statistico di tutti i segni in tutte le loro posizioni, all'interno di ogni parola, all'interno di ogni iscrizione. Entriamo un attimo nel merito di tutto questo. Non c'è un bilingue, non c'è un trilingue. Fa un'analisi scientifica applicando un metodo scientifico che non ha assolutamente precedenti nella storia della decifrazione. È esattamente quello che vorrei cercare di fare anch'io con il ciprominoico, la lineare A, il geroglifico cretese. Quindi, abbiamo un termine di comparazione di queste scritture egee che conosciamo molto bene, perché la lineare B registra la prima forma di greco antico che è antedata Omero di almeno 500 anni. Tutti i testi di lineare B, che sono più o meno 6.000, adesso i numeri si sono alzati un pochino, ma insomma non arriviamo alle 8.000 tavolette, di testi molto scarni, sono tutte tavolette relative alla rendicontazione economica dei palazzi, abbiamo tantissimi segni che registrano le quantità e tantissime entità, merci che venivano rendicontate e contate. Quindi riusciamo a leggerli molto bene, è una forma di greco, ma è una forma di greco non alfabetico, sillabico, esattamente come è il caso per tutte le nostre scritture egee indecifrate. Sono scritture cosiddette logosillabiche. Cosa vuol dire questo? Che ogni segno registra una sillaba, oppure registra il nome di qualcosa, un logogramma, il nome per il cane, per il gatto, la casa, eccetera. Ok. Quindi Michael Ventris arriva a questa decifrazione senza nessun tipo di comparandum esterno. Cosa che noi non possiamo dire, per esempio, e questo è un esempio che forse voi avete, chi lo conosce? Alziamo, un bel po' di persone lo conoscono, il disco di Festo, che fa parte della famiglia delle scritture egee, ma è un unicum. In altre parole, non esistono tavolette o altri testi iscritti come questo. Qui abbiamo 244 segni, verso e recto sono iscritti, diciamo in termine tecnico che è opistografico, sono iscritti entrambi i lati, a spirale e sono stampati. Tutte le altre scritture egee vengono iscritte o incise sulla pietra, per quello che riguarda i sigilli del geroglifico cretese. Qui abbiamo segni stampati, ma non abbiamo gli stampini dei segni. Abbiamo solo questo oggetto, che per tanto tempo è stato ritenuto essere un falso, non lo è.
è assolutamente in un contesto archeologico rintracciabilissimo e ricostruibile al massimo. Quindi, ma il disco di Festo non è decifrabile, perché non abbiamo altri elementi su cui basarci, abbiamo solo questi 244 segni. E attraverso una ricostruzione grafica con gli altri sistemi di scrittura non vediamo nessun tipo di similarità. Quindi siamo veramente qui, brancoliamo davvero nel nostro totale ignoto, e tant'è che, essendo un comparandum non scientificamente probante, via, non ci interessa, non è materia di studio. Materia di studio è arrivare alla ricostruzione dell'invenzione della scrittura attraverso un progetto che prenda in considerazione non solo la linguistica, che è quello che è stato fatto fino adesso. La scrittura registra lingua, ergo la possiamo capire solamente attraverso un'analisi linguistica. No. La scrittura è comprensibile, l'invenzione, il numero delle invenzioni sono comprensibili solamente se noi usiamo una metodologia applicata che abbia tantissime traiettorie di ricerca, che comprendano l'archeologia, qual è il contesto in cui troviamo gli oggetti, a che cosa servivano, perché è stata inventata la scrittura, antropologia. Qual è lo scopo, la necessità che lega l'invenzione della scrittura? È sempre la stessa? Fino ad oggi si pensava che la scrittura fosse stata inventata solamente per rendicontare gli ins and outs, gli scambi, le merci che entravano, le merci che uscivano, l'import-export. No, ci sono contesti in cui la scrittura non ha assolutamente questa funzione. La linguistica ovviamente ci interessa, è come da un segno si arriva a un suono, come vengono registrati i suoni e quali sono i meccanismi di trasposizione. Digital Humanities, che è una materia nuova, come possiamo rendere fruibile al pubblico una materia così poco conosciuta, e vedremo come. Ovviamente le strategie di decifrazione sulle quali mi soffermerò un pochino, e poi un'altra grande novità, perché i segni hanno le forme che hanno, come reagiscono, come interagiscono con il mondo che ci circonda e come la percezione visiva dell'occhio umano si lega alla selezione specifica delle icone. Quindi anche le scienze cognitive possono abbracciare la complessità di un'invenzione come quella della scrittura per spiegarci come mai alcune icone fanno parte del repertorio grafico di molti sistemi di scrittura e altre no. E qui si dovrebbe vedere un'altra cosa che non si vede, ma comunque. Tutto questo si esplica in una metodologia in quattro passaggi. Uno, riuscire a capire le invenzioni originali, quanti sono, ma anche, soprattutto, come mai le strategie, le traiettorie di creazione e di invenzione della scrittura si somigliano così tanto, in posti così diversi, distribuiti nella storia e nella geografia del nostro pianeta. Quindi esistono degli universali strutturali legati a come la scrittura è stata inventata, oppure tutti i diversi contesti sono culturalmente relativi, giocano un ruolo fondamentale nell'invenzione stessa. Quindi quali sono le traiettorie? Perché sono così simili? O perché sono così diverse? Io vedo sempre di più una convergenza, una similarità in come l'invenzione della scrittura ha avuto luogo a prescindere dal luogo in cui è avvenuta. E poi il secondo obiettivo è quello di un'analisi, come avete visto, corale, omnicomprensiva, attraverso traiettorie diverse, delle scritture gen decifrate, il geroglifico cretese, la lineare A, il ciprominoico, non il disco di Festo, e applicare delle strategie di decifrazione, proprio vedendole tutte insieme, perché uno dei problemi legato alle scritture egee è che sono state studiate una o un'altra separatamente e mai in visione globale nella loro evoluzione attraverso il tempo. E poi tutto questo si corona con il primo corpus digitale, come vedrete, di tutte le iscrizioni delle scritture indecifrate egee. Quindi questi quattro obiettivi fanno parte del progetto Inscribe, Invention of Scripts and the Beginning. E partiamo dal primo.
Come mai i segni hanno le forme che hanno? In che rapporto sono con... Mi sentite? Sì. In che rapporto sono con la nostra maniera di percepire il mondo? Perché questo è fondamentalmente leggibile, la parte destra della slide è leggibile e questo no? Esistono degli universali nella creazione delle scritture? Esistono delle selezioni che noi, di icone che noi troviamo in tutte le scritture che sono state inventate da zero? Sì. E vedete un esempio qua. Il contesto in cui ci muoviamo quando inventiamo la scrittura è il rapporto fra il disegno e il segno. A un disegno noi applichiamo un suono specifico. Ma perché selezioniamo un disegno e non un altro? Tutte le scritture inventate ex novo da zero hanno delle traiettorie di selezione che sono assolutamente titillanti dal punto di vista delle loro convergenze. Ci sono dei segni che sono presenti ovunque. Perché? C'è chi ha voluto dare una spiegazione non tanto sulle prime scritture, perché le prime scritture è veramente un marasma di segni le cui configurazioni sono talmente variabili, lo vedete anche qui. È lo stesso segno, fondamentalmente ha anche lo stesso significato in ognuna di queste lingue, ma le conformazioni di questi segni, che sono la stessa cosa, sono tanto diverse. C'è chi ha voluto studiare, e secondo me con affascinanti risultati, le convergenze nelle configurazioni dei segni che non sono iconici, cioè che non rappresentano cose distinguibili, con dei referenti naturali evidenti, il piede, la mano, una postura di un corpo, un oggetto, un vaso. Quando i segni nella loro evoluzione diventano, in altre parole, non più iconici ma più lineari, vediamo che ci sono delle convergenze nelle loro frequenze sulla base delle configurazioni. Cosa vuol dire questo? Che i segni nella storia, in tutta la storia dell'uomo, in più di 100 scritture diverse, analizzate a livello statistico, mostrano delle convergenze nelle loro configurazioni dei segmenti e che queste configurazioni, che sono presenti a livello statistico nelle loro frequenze regolarissime, hanno un match, hanno una corrispondenza precisissima con gli oggetti che vediamo nella natura. In altre parole, nella storia dell'uomo, gli scribi che hanno selezionato i segni non hanno fatto altro che selezionare dei segni i cui segmenti, i cui intrecci, le cui intersecazioni non facevano altro che ricordargli gli oggetti che vedevano di fronte a loro. E allora tutti i sistemi di scrittura, quelli non iconici, avranno segni come questi, come la T, ma stenteranno, avranno molto raramente dei segni come questi, perché non c'è un match, non c'è una corrispondenza con le configurazioni degli oggetti intorno a noi. In altre parole, nella storia dell'uomo i segni sono stati selezionati per essere facili da leggere. E quindi tutto questo ha chiaramente una ripercussione su come noi percepiamo gli oggetti intorno a noi e come gli oggetti intorno a noi, nelle loro intersecazioni, nei loro segmenti, verranno a far parte del repertorio grafico di alcuni sistemi di scrittura nella storia del mondo. Quindi a livello evolutivo l'uomo ha voluto selezionare cose che erano facili da leggere. E tutto questo è evidente anche perché se facciamo un'analisi statistica come è stata fatta una decina d'anni fa da un biologo evoluzionista di Caltech negli Stati Uniti, ha visto una corrispondenza anche con gli oggetti, le immagini che troviamo a livello random, ha preso delle immagini tribali, delle immagini miscellane dal National Geographic, ha anche usato delle immagini generate da un computer e ha visto che esattamente le stesse frequenze dei segni nelle loro configurazioni avevano una corrispondenza con tutte le immagini del mondo. In altre parole, i segni non sono altro che configurazioni delle immagini del mondo. E tutto questo è fondamentale per quello che riguarda i propri contorni che fanno parte dei segni.
Ma torniamo a noi. Quindi l'aspetto cognitivo è molto importante perché ci fa capire come mai, e questo non è mai stato fatto per le scritture iconiche, come mai c'è sempre un piede, perché c'è sempre una mano, perché c'è sempre una data postura del corpo. E c'è chi pensa che tutto questo possa essere spiegato attraverso la nostra percezione degli oggetti. Stanislas Dehaene, che ho visto con molto piacere essere citato anche nel handout, ha trovato, attraverso analisi molto accurate, ha trovato che esiste, quando noi leggiamo, si attiva nel nostro cervello, nella parte occipitale temporale sinistra, si attiva la stessa area che si attiva quando noi recepiamo gli oggetti. Quindi la parte che distingue i contorni degli oggetti del nostro cervello è stata deputata con l'evoluzione a distinguere anche le forme dei segni. Tutto questo per spiegare che i contorni dei segni sono fondamentalmente uguali ai contorni degli oggetti nella nostra percezione visiva. Ma tornando a noi e alle nostre scritture indecifrate, le prime in Europa del secondo millennio avanti Cristo, come facciamo a decifrare? Perché noi non abbiamo la stele di Rosetta, noi dobbiamo fare lo stesso lavoro che ha fatto Michael Ventris, mutatis mutandis, avendo più di un sistema di scrittura. Quindi dobbiamo studiare questi sistemi di scrittura uno per uno e poi insieme. E partendo dalla fase micro, lo so che è tutto in inglese, ma io cercherò di spiegarvi passo per passo, dobbiamo riuscire a definire il sistema di scrittura nel suo repertorio grafico. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo riuscire a trovare tutti i segni che fanno parte del repertorio grafico del geroglifico cretese, della linea Ra e del ciprominoico. Non mi crederete quando vi dico che il lavoro è ancora in fieri, è ancora work in progress, perché non abbiamo assolutamente finito rispetto a questa cosa che è la prima cosa da fare. Quanti segni ci sono, come sono fatti in ognuno di questi sistemi di scrittura. Quindi, repertorio grafico definitivo, prima cosa da fare, ancora ixunt leones. Due, distribuzione di ogni segno. Ogni segno ha una sua statistica distribuzione all'interno di una parola. C'è sempre un segno all'inizio di una parola, o è sempre in posizione mediana, o è sempre in posizione finale. Quindi analisi statistica della distribuzione di ogni segno. Come vedete, si va un po' dal micro verso una prospettiva più macro. E poi dobbiamo capire se ci sono degli schemi, in gergo tecnico, inflessivi, come funziona a livello grammaticale quella data lingua. Ci sono dei suffissi? Ci sono dei prefissi? C'è un pattern, uno schema come quello del latino, dominus, domini, domino, dominum, oppure no? Tutto questo è fondamentale per riuscire a capire che tipo di lingua abbiamo di fronte, se è una lingua inflessiva come il latino o se è una lingua, potremmo dire, agglutinante come il turco. Oppure se è una lingua isolata come il sumero. Marasma pazzesco. Però anche qui stiamo lavorando moltissimo sia sul geroglifico cretese che sul ciprominoico per riuscire a capire tutti gli schemi grammaticali. E poi bisogna metterli su una mappa archeologica. Possiamo riuscire a capire quale fosse il soggetto trattato da alcune iscrizioni? Beh, se è un oggetto, come vedremo, di alto stato sociale, magari c'è il nome della persona che possedeva quell'oggetto. Quindi si mette sulla mappa archeologica, a livello contestuale, la possibile funzione di una data iscrizione. E poi bisogna riuscire a capire qual è la relazione fra un sistema di scrittura e l'altro e vedere anche qui se ci sono degli schemi che ci possano far capire se un segno deriva da un altro oppure è completamente diverso. Cioè se la A che io scrivo così è uguale alla A di Ermanno che scrive un po', non so, da bibliotecario con un ornamentino in più. Quindi bisogna fare un'analisi comparata fra sistemi di scrittura vicini ma non uguali. Bene, questo è proprio il lavoro di base, il sostrato sul quale ci stiamo misurando e vi renderete conto che è necessario lavorare in equipe per poter fare un lavoro del genere. Non è una cosa che io ho iniziato a farla un po' da sola, ma adesso posso espandermi un pochino con tutti i miei ricercatori. Ma qui si arriva solamente, come dire, a un disegno quasi descrittivo.
del sistema di scrittura. Dov'è la lingua? Deve applicare i valori fonetici. E allora come si fa? Beh, noi abbiamo il comparandum della lineare B che è stata decifrata e che è molto simile a quello della lineare A. Però se io applico i valori fonetici della lineare B alla lineare A, riesco a leggere solo il 75% dei segni. Sono un po' come con l'etrusco, eh? Riesco un po' a leggere, ma la lingua non la conosco. E allora, siccome questo metodo retroattivo non funziona, partiamo dall'inizio. Partiamo proprio da quei segni iconici del sistema di scrittura di base, il geroglifico cretese. Vediamo come si sono evoluti nella lineare A sua figlia, che poi ha dato alla luce la lineare B e che poi ha dato alla luce il ciprominoico dell'isola di Cipro. In altre parole, invece di guardare all'indietro, guardiamo dall'inizio in avanti. Questo non era mai stato fatto. Tant'è che un segnetto come questo, che riconoscerete come un... Cos'è questo? È un gatto? È stato tolto. Step 1, è stato tolto dal repertorio dei segni del geroglifico cretese. No, è un gatto, l'avete visto anche voi. È un gatto, non è un segno. Eh no, se noi lo reintroduciamo e vediamo tutte le sue attestazioni in lineare A, vediamo che lentamente, da tanto iconico qual era, è diventato sempre più lineare. Qui lo riconosciamo un pochino, per poi diventare totalmente lineare nella lineare B e probabilmente così nel ciprominoico. In altre parole, se noi rimettiamo questo segno nel repertorio grafico del geroglifico cretese, ci funziona tutta la sua storia. E possiamo arrivare ad arguire che anche nel geroglifico cretese aveva lo stesso suono del segno della lineare B e quello postulato della lineare A, cioè ma. Se voi pensate un attimo a come un gatto, che sia minoico o che sia egiziano o che sia thailandese, probabilmente abbiamo l'onomatopea. Il suono che faceva il gatto è esattamente il valore fonetico di quel segno. E allora lo reintroduciamo nel repertorio grafico. E dobbiamo fare così per tutti i segni che sono stati maltrattati nel geroglifico cretese, perché erano decorazione, erano arte. Era lo stesso problema che aveva Champollion con il geroglifico egiziano. Tutti, fino a lui, pensavano che fosse arte, che quei segnetti, semagrammi del geroglifico egiziano non fossero scrittura, non avessero una realizzazione fonetica, non registrassero suoni, ma fossero semplicemente dei disegnini. E allora, se noi iniziamo a guardare questi disegnini con occhi diversi e li reinseriamo in una visione diacronica, attraverso il tempo, di come la loro evoluzione grafica potesse aver avuto luogo, riusciamo veramente ad ottenere dei risultati che vi faccio vedere. Perché in ciprominoico questi risultati noi li abbiamo. Allora abbiamo preso, ho preso io in un libro che ho scritto ormai un sacco di tempo fa, ma i risultati sono abbastanza, come dire, li trovo abbastanza importanti, ecco. Gli schemi di ripetizione nel ciprominoico, cioè parole ripetute in tutto il repertorio grafico, in tutte le iscrizioni del ciprominoico, possono essere analizzati attraverso proprio un'analisi contestuale, cioè, per esempio, una sequenza che troviamo registrata qua su una pipa d'avorio che veniva usata a Cipro per fumare l'oppio, è la stessa sequenza che troviamo su un bel cilindro d'argilla e su queste pallette di argilla, sempre iscritte in ciprominoico, sempre con questa sequenza. La sequenza è uguale e identica su un oggetto prezioso che probabilmente portava il nome della persona che possedeva l'oggetto. E se noi analizziamo tutte le ripetizioni, che sono queste tre, ma ce ne sono anche altre, vediamo che c'è uno schema preciso quando noi le mettiamo sulla mappa archeologica dell'isola. In altre parole, queste ripetizioni sono attive nello stesso contesto religioso e demarcano persone specifiche
alle quali noi siamo riusciti anche ad applicare con variabile probabilità di risoluzione fonetica, per questo c'è il punto di domanda, persone specifiche di altissimo stato sociale, tutte attive nel contesto religioso e produttivo. Cipro era famosa e ricchissima per la produzione di cuprum, di rame, con il quale mercanteggiava e commerciava con tutto l'est del Mediterraneo e anche con la Grecia continentale. E quindi queste persone attive nel contesto religioso, ma anche nel contesto industriale, erano persone molto importanti. Probabilmente abbiamo il nome di un sacerdote e probabilmente abbiamo il nome di un dio. Il sacerdote di Dio, di uno specifico dio. Quindi siamo riusciti a capire il contesto archeologico, ma siamo anche, attraverso uno studio assolutamente certosino e sistematico con i rapporti con la lineare A, siamo anche riusciti ad applicare i valori fonetici a un terzo dei segni. Quindi il 30% dei segni è leggibile attraverso uno studio specifico con la lineare A. Vi chiederete, queste palline che sono piccolissime, sono del diametro massimo 2 cm, a che cosa potessero essere utili, quale fosse la loro funzione. Ne troviamo più di 100 nel contesto cipriota, quindi sono probabilmente finora una delle tipologie di oggetto iscritto più diffuse. La nostra idea è che fossero relative al sorteggio e che quindi queste persone venissero i nomi di queste persone venissero estratte e sorteggiati per specifiche attività sia nel settore industriale che nel settore religioso, in una maniera non dissimile da quello che succede quando vengono selezionate le squadre di calcio a livello internazionale. Ma insomma, Silvia veniva estratta per il rito specifico nel contesto cipriota di encomi, eccetera, eccetera. Okay? Quindi siamo riusciti anche a trovare una possibile funzione. È stato pubblicato l'anno scorso l'articolo relativo a questa nuova interpretazione. Bene. Quindi ciprominoico leggibile, sì, più o meno, grazie alla lineare A, grazie alla lineare B. Ma il geroglifico cretese? La prima scrittura europea dell'inizio del secondo millennio avanti Cristo viene da una necropoli ed è solo su sigilli. Il geroglifico cretese viene scritto sia su tavolette d'argilla che su sigilli abbastanza preziosi che molto probabilmente registravano il nome, di nuovo il nome, c'era molta enfasi proprio a spiegare come il contesto amministrativo, lo scopo amministrativo non fosse precipuo per l'applicazione della scrittura. Questi nomi venivano registrati su questi oggetti di pietra dura, come quello che avete visto con il gattino, con delle formule ripetute. Queste formule sono spesso ripetute. E tutto questo avviene in un contesto in cui c'è un boom nello sviluppo della complessità sociale a Creta. Nascono i primi palazzi, qualcuno di voi magari è andato a vedere Cnosso, che è stata scavata all'inizio del Novecento da Arthur Evans, che ha ricreato una Disneyland, praticamente tutto ricostruito in maniera molto artificiale, però è un palazzo che ci fa vedere come ci fosse una stratificazione sociale pazzesca. E c'era posto anche per degli scribi che non solo rendicontavano l'amministrazione, ma probabilmente avevano anche un ruolo religioso molto importante, tant'è che questo sigillo di osso è un sigillo a 14 facce, è grande così, questo è veramente un ingrandimento pazzesco, ma è grande così, 14 facce. Minoici erano, i cretesi di questo periodo erano minuziosissimi nella loro piccola arte miniaturistica, e questo sigillo probabilmente registra una formula religiosa. Quindi vediamo di nuovo come l'invenzione della scrittura nel contesto cretese sia legata a un contesto celebrativo e simbolico. E adesso su questo sistema di scrittura così complesso e così difficile da interpretare stiamo facendo il lavoro di base di nuovo.
legato alla testazione di tutte le frequenze, la distribuzione posizionale di ogni segno, i pattern, gli schemi grammaticali e tutta la contestualizzazione. Quindi siamo veramente di nuovo ai prodromi. Prima di decifrare il geroglifico cretese ci metteremo parecchio, forse non ci riusciremo mai. Però il gruppo è abbastanza attivo proprio sulle origini, quindi tutto questo è importante. Per la decifrazione non basta quello che vi ho fatto vedere, perché per quello che riguarda il repertorio, l'individuare, l'inventario dei segni, proprio sul geroglifico cretese c'è moltissimo lavoro da fare. Ma abbiamo delle nuove tecniche legate alle digital humanities che ci possono aiutare moltissimo per riuscire a distinguere tutti i segni nelle loro specifiche configurazioni. Cioè la mia A, diversa da quella di Ermanno, messe in una luce particolare che possa definire se davvero la mia A è uguale alla tua in termini anche di realizzazione fonetica. Quello su cui lavoriamo oggi, lo stato dell'arte, è penoso. Posso permettermi di dire che è penoso. Abbiamo disegni fatti a mano di più di una generazione fa, con una serie di errori di trascrizione. Questo è il disegno di una tavoletta di Ciprominaco che viene da Ugarit, un sito in Siria, per il quale io ho dovuto acquisire immagini prima della guerra, e adesso, insomma, adesso hanno riaperto un museo, quindi forse si può tornare. Ci sono errori di trascrizione a iosa, le fotografie sono tutte in bianco e nero e i testi sono pubblicati in maniera assolutamente frammentaria. Da un punto di vista della contestualizzazione archeologica non ci siamo, siamo proprio stiamo andando ancora a tentoni. Quindi questo è lo stato dell'arte oggi. Arrivare ad una acquisizione e ad un'applicazione di tecniche innovative nelle digital humanities significa anche riuscire non solo a correggere gli errori di trascrizione, ma a vedere i segni veramente, veramente bene. E questo è fondamentale per lo step one, il passaggio 1, riuscire a definire il repertorio dei segni. Allora che cosa abbiamo fatto? Il progetto è appena iniziato, è iniziato un mese e mezzo fa, quindi io sto correndo perché voglio che sia fruibile e accessibile anche a persone che non conoscono assolutamente questo tesoro di conoscenza. Quello che vogliamo fare e che abbiamo già iniziato a fare è l'applicazione di modelli in 3D di tutte le iscrizioni. Questa è una replica di un'iscrizione in cuneiforme mesopotamico, quindi non c'entra niente con le cose egee, ma giusto per farvi vedere come si può applicare attraverso queste tecniche innovative un metodo di visione delle tavolette in maniera totalmente interattiva, che ci faccia vedere ogni segno perfettamente e che sia soprattutto molto fruibile anche da un pubblico ampio. Quindi vogliamo fare la scansione in 3D con questi modelli tridimensionali di tutte le iscrizioni indecifrate, come ho detto sono più di 2500, con tutto un database integrativo che ci dia tutti i contesti, che ci dia tutti i possibili le possibili finalità, le possibili applicazioni della scrittura, che cosa servivano queste iscrizioni, che cosa potevano aver registrato con le trascrizioni e magari un giorno addirittura le traduzioni. Quindi questo è stato, questa tavoletta, questa replica di tavoletta cuneiforme è stata acquisita attraverso la fotogrammetria, ma l'abbiamo anche applicata su una bellissima replica di una palletta di Ciprominaico, quella che avete visto per il sotteggio, che un mio ricercatore, che vedete intento qui a trascrivere una tavoletta, ha replicato da zero, l'ha creata lui da zero, ha scritto il mio nome in Ciprominaico, sillabico, sì, qui c'è scritto Silvia. E anche questa replica è stata acquisita attraverso la fotogrammetria, quindi sono state sovraimposte con delle fotografie fatte con una macro, sono state sovraimposte tutte le immagini, di modo che non ci siano buchi, non ci siano sovrapposizioni,
per creare il modello in 3D. Questo è abbastanza basico, eh? Questo è il nostro primo esperimento, è stato fatto un mesetto fa, ma le cose sono progredite e vi faccio vedere con una fotogrammetria fatta con una macchina fotografica bellissima come siamo riusciti ad acquisire di nuovo la stessa palletta attraverso una fotogrammetria super risolutiva, risoluzione altissima. E io posso girare in maniera interattiva, io potrei passare le ore a fare queste cose e ingrandire, ma questo, cioè, questo ci serve, non è solo un giochino. Noi riusciamo a leggere i segni con una precisione assolutamente senza precedenti e questo ci aiuta moltissimo per poter arrivare ad una potenziale decifrazione del sistema di scrittura. Adesso ci mette un po', bevo un po' d'acqua. Quindi la fotogrammetria abbiamo visto che funziona, soprattutto se usiamo una macchina fotografica costosissima ma super, come dire, super all'avanguardia, ma abbiamo provato anche con un'altra tecnica, cioè quella del laser scanner per creare di nuovo questi modelli. Questa è sempre la palletta ingrandita e qui vediamo una differenza. Se prima a livello qualitativo la palletta era proprio definita benissimo in termini di colore, di grana dell'argilla, qui vediamo proprio la geometria perfettamente. Il mio gruppo geomatico dice che questo è veramente il sistema da utilizzare. Allora io ho proposto, questa è una scansione che è stata fatta l'altro ieri, quindi vedete una cosa super nuova e devo dire che è abbastanza impressive, abbastanza ad alta risoluzione, ma quello che noi vorremmo fare è sovraimporre l'immagine fatta col laser scanner a quella fatta con la fotogrammetria per preservare sia la texture in termini di geometria, quindi proprio la tridimensionalità di ogni piccolo segmento, con i colori della fotogrammetria. Quindi usare tutti e due i metodi per arrivare alla risoluzione ottimale. Quindi, tre grandi obiettivi. Arrivare a capire come l'invenzione della scrittura ha avuto luogo, la decifrazione delle scritture indecifrate dell'Egeo, vedendole in visione corale, in visione diacronica temporale ad ampio spettro, le relazioni l'una con l'altra e il corpus digitale. Direte, vabbè, insomma, good luck, buona fortuna. No, non mi basta fare questo perché ho un altro progetto che si intitola 3D Script sulla digitalizzazione, l'applicazione di machine learning e di decifrazione delle due potenziali invenzioni della scrittura, quella dell'Isola di Pasqua e quella della Valle dell'Indo. Come arriviamo a fare tutto questo? In realtà, prima cosa vogliamo stabilire se sono veramente due invenzioni primarie, se sono state inventate ex novo senza nessun tipo di influenza dall'esterno. E per quello che riguarda l'Isola di Pasqua, sembra proprio di sì. L'Isola di Pasqua, quando sono arrivati, in realtà sono arrivati i francesi prima dei cilieni, ma quando sono arrivati i conquistatori l'hanno trovata completamente deforestata e le uniche scritture che noi troviamo sull'Isola di Pasqua sono su delle tavolette di legno. E allora molto probabilmente le tavolette di legno antedatano l'arrivo dei conquistatori, perché veramente non c'era un albero. Si pensa che gli alberi fossero stati che il disboscamento fosse dovuto alla stesura sul panorama della costa dell'Isola di Pasqua di questi Moai, di queste grandissime statue degli antenati. Ce ne sono quasi 1000 sull'Isola di Pasqua, solo una è fuori dai confini al British Museum a Londra. E che quindi per erigere queste statue fossero stati disboscati gli alberi che potessero aiutare per innalzarle. Ci sono solo 26 tavolette di legno iscritte in questo sistema di scrittura che si chiama Rongo Rongo. Rongo Rongo significa recitare, recitare. Di nuovo, un altro caso di scrittura inventata, molto probabilmente non per rendicontare numeri, import, export, meccanismi economici, ma per recitare, probabilmente, narrativa. Queste tavolette sono tutte fittamente incise con dei segni.
abbiamo più di 400 segni diversi. In realtà i segni sono molto meno, cioè sono tanti di questi segni sono allografi. Di nuovo, lo stesso problema. La mia A è uguale alla tua A, ma è sempre A oppure no? Noi siamo convinti, e siamo veramente convinti, di poter decifrare questo sistema di scrittura proprio perché c'è così tanto materiale. Sono solo 26 tavolette, come ho detto, ma sono talmente fittamente scritte che parliamo di migliaia e migliaia di sequenze. E la cosa bella del sistema di scrittura rongo-rongo è che molto probabilmente, non solo da un punto di vista storico-archeologico, può essere definita un'invenzione primaria, ma lo vediamo anche da un punto di vista, direi, grafico. I Moai, che sono stati costruiti dal 1300 a.C. al 1600 a.C., quindi molto prima che arrivasse chiunque altro sull'isola di Pasqua, appena stata colonizzata nel 1200 d.C., hanno iniziato subito a costruire questi Moai e a incidere il retro, le schiene di questi antenati con dei petroglifi. E molti di questi petroglifi ci rimandano proprio ai segni del sistema di scrittura. In altre parole, abbiamo un sostrato grafico già su questo tipo di creazione artistica. Quindi vediamo una traiettoria dall'origine fino alla registrazione di una lingua. Molto probabilmente questa lingua è una lingua sillabica. Ci sono, come ho detto, 26 iscrizioni, sono sparse in tutto il mondo. Il nostro piano è di andare a analizzare ognuna di queste e applicare una cosa veramente, posso dire in francese, fichissima, cioè il machine learning. Cosa vogliamo fare? Sia sul sistema di scrittura della Valle dell'Indo, ma soprattutto sul Rongo Rongo, su cui stiamo già lavorando, perché queste foto le abbiamo fatte a Roma. 4 di queste 27 tavolette sono a Roma, quindi siamo andati già a studiarle. Vogliamo fare un training, un allenamento dei computer perché riescano con degli algoritmi specifici ad analizzare le frequenze dei segni, a vedere se ci sono degli allografi o no, a vedere i pattern di similarità fra segni diversi, gli schemi di convergenza fra segni diversi, arrivare a un repertorio dei segni, arrivare a allenare il computer a leggere. Tutto questo non lo può fare da solo, ha bisogno dell'occhio vigile del paleografo che dice: ah no, beh, ma quel segno in quella sequenza probabilmente è un errore grafico dello scriba, di colui che ha creato il sistema di scrittura, oppure no. Okay? Quindi la sinergia fra i metodi tradizionali di analisi linguistica, paleografica, epigrafica, archeologica, si sposano alla nuova tecnologia della macchina che fa il lavoraccio per te, cioè quello di contare. Lavoro di computo che io ho fatto fino adesso, per esempio col ciprominoico manualmente, perdendo la vista, lo facciamo fare al computer, sia per il rongorongo che per il sistema di scrittura della Valle dell'Indo, dove abbiamo migliaia e migliaia di iscrizioni, ne abbiamo più di 4.000, quindi c'è tanto lavoro da fare, però sono prospettive molto rosee per la decifrazione. Tutto questo non sarebbe possibile senza un gruppo nutrito, devo dire, che sta crescendo in maniera esponenziale e repentina, di persone che si occupano sia delle scansioni in 3D, dell'acquisizione delle immagini in 3D, sia di tutta l'analisi del data science legato sia al machine learning, sia a tutte le frequenze statistiche, probabilistiche, gli algoritmi. E questo lo scofiguro è stato delegato per la supervisione del progetto più della parte più scientifica, anche se anche lui posso dire mio sottoposto brutto, no? Anche se lui deve sentire i diktat della Ferrara. E poi la parte linguistica, archeologica e cognitiva si sta piano piano, qui insomma la burocrazia italiana è un pochino lenta e farraginosa, ma stiamo facendo tutto il nostro recruitment, stiamo facendo la selezione dei prossimi postdoc che si occuperanno dei progetti, di entrambi i progetti, sia Inscribe che 3D Script, nei loro grandi obiettivi di ricostruzione dell'invenzione della scrittura. Domanda che
mi sono posta e che pongo a voi, ma come mai la scrittura è stata inventata così tardi nell'evoluzione dell'uomo? Questa è un'altra delle cose sulle quali poco studio è stato fatto e sempre di più ci dobbiamo aprire alla possibilità di una ricostruzione anche da un punto di vista di antropologia evolutiva culturale. Quindi anche questa è una traiettoria da sondare. Ovviamente la decifrazione, quindi abbiamo le tre scritture Egee, non il disco di Festo, l'isola di Pasqua col suo Rongorongo e la valle dell'Indo con il suo Indus Valley Script e con questi modelli in 3D che coinvolgeranno di nuovo le tre scritture Egee e per ora il Rongorongo che è più, insomma, più contenuto nella sua quantità di iscrizioni disponibili. Tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto di tutte le istituzioni che negli anni mi hanno dato sostegno economico e alle quali sono grata e sarò grata, soprattutto l'IRC, ma soprattutto l'Italia, nella quale sono tornata dopo 20 anni all'estero, perché credo veramente di dover dare un contributo, seppur minimo, a delle prospettive per l'avanzamento della conoscenza. Grazie a voi che siete venuti così numerosi. Grazie. Adesso mi siedo. Sì. Bevi anche un po' d'acqua. Grazie. Qua lo dichiaro, se rinasco studio queste cose. Siete testimoni, ma mi piace tantissimo, veramente affascinante. Allora, abbiamo una possibilità unica di poter fare delle domande. Approfittatene, se no le faccio io, ma vedo già delle mani alzate. Là. Grazie. Grazie a voi. Prego, buonasera. Buonasera, grazie. Volevo chiedere questo. Nel momento in cui voi riuscite a decifrare una qualsiasi lingua, riuscite anche a capire che suono abbia? Cioè il parlato, certo, com'è? Lo scopo è quello. Lo scopo è arrivare ad applicare i suoni ai segni e fin lì leggiamo. No? Io applico un suono ad un segno, lo sto leggendo, lo sto interpretando a livello fonetico. Ma il vero scopo è riuscire a capire che cosa la data parola sta registrando, ok? Perché se io al segno della S applico il suono S ed è il suono per la parola legata al mio nome, devo essere in grado di capire che è il nome di una persona. Okay, quindi decifrare significa non solo leggere, ma interpretare la lingua e ascrivere quella lingua a una specifica famiglia. Se no non è decifrazione. Bene, là c'è un'altra domanda. Prego, buonasera. Buonasera, grazie mille, interessantissima. Nel caso degli Etruschi, sì, quando lei ha detto che sappiamo leggere ma non capiamo. Sì. Neanche per quanto riguarda i numeri si capisce nulla? Ah, bella domanda. Noi per quello che riguarda l'Etrusco abbiamo due problemi. Uno, i testi non sono tantissimi. Siamo nell'ordine delle poche centinaia, forse arriviamo un po' di più, non lo so, specificamente il numero preciso non lo so. Ma il vero problema non è solo la quantità, che è scarsa, ma è la natura delle iscrizioni. Le iscrizioni sono per lo più funerarie. Cosa significa questo? Che c'è poca sintassi, cioè le frasi sono brevi, ci sono molti nomi di persone o nomi di dei, di divinità, e quindi questi li leggiamo perfettamente, riusciamo un pochino a contestualizzare la funzione delle parole che fanno parte delle iscrizioni, ma una ricostruzione totale di come funzionava la lingua a livello, in termine tecnico si dice morfologico, è assolutamente non fattibile, proprio perché la natura delle iscrizioni è limitata e i numeri sono pochissimi. Ho risposto? Sì, sembra soddisfatto. Prego, altre domande? Qua in prima fila, là. Deve fare le corse. Prego signora, buonasera. Niente, la curiosità solo, non, ovviamente qui si parla del
di una certa zona, sì, di questo progetto, ma un confronto con la lingua cinese non è mai... Ah, certo, io ho un postdoc che si occupa solo di studiare la scrittura cinese, che è poco studiata in termini di origine. Sì. Andando indietro nel tempo, una delle metodologie che ho voluto applicare a questo progetto è quella di non fermarsi alle prime attestazioni della scrittura, ma andare a guardare il sostrato artistico. Perché se è vero che ogni segno inventato da zero deriva da un disegno, allora andiamo a vedere come fossero gli emblemi, le icone, tutti i... come dire, le decorazioni che fanno parte di un contesto iconografico, che danno il nostro sostrato, no? Danno una specie di fondamenta sulla quale il trampolino dell'invenzione della scrittura molto molto spesso si basa. Per esempio per il geroglifico cretese lo vediamo, i sigilli preletterati, che sono del periodo pre-palaziale, prima dei primi palazzi, hanno proprio tanta somiglianza con i segni che fanno parte del sistema di scrittura. E idem quello che succede con i Moai, cioè i petroglifi dei Moai fanno da antesignani, sono i predecessori del boom della scrittura. Quindi sono segnetti che poi noi ritroviamo nella scrittura vera e propria. Quindi la metodologia è applicata anche al mesopotamico, quindi alcune forme arcaico che è altamente iconico, a come si interfaccia con il suo sostrato iconografico precedente. Sto entrando un po' in termini tecnici, ma la domanda si presta a questo tipo di spiegazione. Quindi si va a vedere come funzionava l'iconografia, l'arte, prima della scrittura, e la si raffronta a come la scrittura subisce delle influenze proprio da quel sostrato artistico. Quindi sì, assolutamente. Ogni invenzione della scrittura, sia postulata che accertata, ha il suo postdoc, al suo ricercatore che la studia proprio nei prodromi, proprio negli inizi, primi indizi. C'è una domanda qua e poi qua. Prego, buonasera. Se ho capito bene, c'è anche una sorta di scrittura medioevale ancora indecifrata. Non vedo chi sta parlando. Sono di qua. Ah, ok, scusi. Se ho capito bene. Il manoscritto di Voynich. Ecco, mi incuriosisce questa cosa, visto che siamo 1400, nel Medioevo, quindi voglio dire... Ne ho scritto anche, senza saperne molto, su un articolo. Vabbè. Sì, è un libro in realtà. È un libro... Mi sorprende che il Medioevo sia indecifrabile come periodo, voglio dire, cioè, lì parlava di 3500 anni prima, il Medioevo mi immaginavo fosse tutto comunque chiaro. No, assolutamente no. Tra l'altro è un libro bellissimo perché combina sia dei testi scritti con un sistema di scrittura che non ha nulla a che vedere con l'alfabeto, che è quello che noi ci aspetteremmo essere il suo referente più vicino, con dei disegni, alcuni fantastici, alcuni di minuziose descrizioni botaniche, di piante, di animali fantastici. Sembra che ci sia anche un'influenza dell'alchimia, e quindi il testo sembra trattare anche di esperimenti alchemici. Però il sistema di scrittura è completamente non leggibile. Completamente non leggibile. Incredibile. Si pensa sia alfabetico, questa è l'unica cosa che si può dire con certezza, perché il numero dei segni fa parte di un inventario limitato, quindi se sono una trentina di segni è sicuramente un alfabeto. E così è. Prego, buonasera. Buonasera, volevo sapere se secondo lei il suo progetto di ricerca, in particolare per quanto riguarda la scrittura dell'Indo, sì, potrebbe confermare o modificare le ipotesi di filiazione linguistica, penso al proto-indoeuropeo e all'indoeuropeo. Allora, ci sono due scuole di pensiero sul sistema di scrittura della Valle dell'Indo. Io non ve l'ho fatto vedere particolarmente, però c'è chi pensa... È una scuola che è abbastanza accreditata, io non ne faccio parte, nel senso che per me è scrittura vera e propria. C'è chi pensa che sia decorazione e basta. Di nuovo, lo stesso problema che aveva Champollion è lo stesso problema che abbiamo avuto noi per il geroglifico cretese, per alcuni segni del geroglifico cretese che sono stati tacciati di decorazione, ornamento e basta. Però noi abbiamo già applicato degli algoritmi
un algoritmo che ci fa capire che è una lingua naturale. Cosa vuol dire? Che le iscrizioni non sono né totalmente random, cioè i segni non sono in distribuzione totalmente dispersiva, c'è uno schema razionale, né sono iper ripetitivi, come potrebbe essere una decorazione di emblemi araldici. Quindi è una cosa che sta nel mezzo. La lingua naturale ha una distribuzione delle sue componenti, dei suoi items configurativi che fanno parte del sistema, che è assolutamente coerente con una lingua naturale. Quindi, avendo applicato queste formule, abbiamo capito che molto probabilmente non è decorazione basta. Però c'è una scuola di pensiero che dice no, assolutamente non è scrittura. Io non sono d'accordo. Ho risposto? A livello linguistico, sì, se è dravidica o no? Se a livello linguistico potrebbe appunto modificare le ipotesi che sono state fatte. Sì, una delle ipotesi che è stata fatta è che è una lingua dravidica. Prima di aver fatto un'analisi statistica, step 1, step 2, step 3, non mi pronuncio. Non è metodo scientifico. Andare a sparare lingue a destra e a sinistra. Cioè, per quello che riguarda il rongo-rongo, io con molta probabilità tenderei a pensare che sia un dialetto della Polinesia. Mi sembra ovvio, no? Sicuramente non è sumero, quindi... però prima di aver fatto uno studio statistico di si chiama in termine tecnico data mining, quindi studio statistico, step 1, 2, 3, 4, non ha senso pronunciarsi. Certo, ovviamente uno si può arrivare a delle ipotesi che siano coerenti a livello storico, però la prova del 9 deve essere indipendente dal contesto storico. Prego, buonasera. Buonasera, due domande. Mamma mia. Siccome molte scritture sono ancora indecifrate e la scrittura è un segno, diciamo così, per eccellenza che lascia un popolo della propria cultura, della propria civiltà, della propria storia, questo vuol dire che un domani potremo scoprire delle balle pazzesche, per esempio sulla storia degli antichi greci o del Medio Oriente, perché nel momento in cui non venissero confermate da queste prove, vuol dire che gli storici hanno tirato delle deduzioni sulla base di documenti molto, molto labili che non vengono confermati. Sì. Un'altra domanda attuale, ma oggi c'è un avvenire per la scrittura, visto che ormai nessuno scrive più a mano e che la nostra lingua si è talmente impoverita in un gergo, diciamo così, che è uno pseudo italo-inglese che non sa più di niente. Grazie. Allora, sulla possibilità di errore le cito un esempio eclatante. Michael Ventris, che vi ho fatto vedere, che ha decifrato la linea RB nel 1953, prima della decifrazione era convintissimo che la linea RB registrasse l'etrusco, la lingua etrusca. Non solo era convintissimo, ma fu pubblicato un articolo suo con questa sua interpretazione su uno dei più grandi giornali accademici del tempo. Il suo studio certosino, meticolosissimo, attentissimo, sia alla paleografia sia alla statistica, l'ha fatto convertire all'evidenza dei fatti. Quindi, certo, siamo tutti, come dire, inclini all'errore, l'errore può essere rimodulato. Per questo, ricollegandomi alla domanda precedente, possibilità di ipotesi pre-metodo scientifico sono le azioni. Una volta che si applica una metodologia sistematica e omnicomprensiva, si può arrivare a scansare quell'errore, ma l'errore è dietro l'angolo. Ben venga anche, no? Quindi gli inglesi dicono, scusi se interrompo il purismo della lingua, ma gli inglesi dicono trial and error, cioè si prova e si fa errore e poi si corregge. Anzi, è assolutamente fondamentale prenderlo in considerazione come un incentivo a correggere.
sul futuro della scrittura, se posso permettermi una nota che ho sentito anche stasera, lingua e scrittura sono due cose completamente diverse. La lingua funziona in parallelo alla scrittura, sono due destini completamente diversi. Io posso usare un sistema di scrittura per registrare lingue completamente diverse l'una dall'altra. Il francese, l'inglese, il tedesco usano tutto l'alfabeto. La scrittura è un'altra cosa, ecco, sono due entità diverse, come tali devono essere considerate. Sul futuro della scrittura posso pronunciarmi, sul futuro della lingua no. Il futuro della scrittura è una domanda forse poco pertinente comunque, però due cose posso dirle. La nostra ossessione con la scrittura, noi siamo la cultura più grafomane della storia dell'uomo, in realtà ci fa vedere come un elemento oggi di pervasiva presenza è quello dell'iconicità. Noi usiamo gli emoji esattamente come venivano usati all'inizio, proprio nelle prime attestazioni dei sistemi di scrittura cuneiformi arcaici, e ci fanno capire come in realtà il nostro cervello non sia per niente cambiato dal punto di vista della percezione dell'icona. L'iconicità che si è persa nell'alfabeto in realtà è rintracciabilissima da un punto di vista storico. Quindi il futuro della scrittura è molto legato agli stessi schemi e alle stesse traiettorie descrittive che sono parte della scrittura da 6.000 anni a questa parte. Continueremo a usare l'iconicità esattamente come è stata usata all'inizio, anzi la linearità dell'alfabeto fa da padrone della nostra funzione espressiva grafica. L'alfabeto probabilmente è solo uno step, un passaggio di semplificazione a livello evolutivo molto breve. Continueremo a usare l'iconicità tantissimo, detta proprio in soldoni, poi possiamo parlarne in maniera un po' più sofisticata, però probabilmente la astrazione lineare dell'alfabeto è una specie di accidente dell'evoluzione della scrittura. Questo vuol dire che quando faccio le faccine sono giustificato? Assolutamente sì. Benissimo. Userò questa argomentazione. Prego, altre domande? Buonasera. I disegni sulle colonne a T di Gobekli Tepli. Oh. Siete mai riusciti a cercare di interpretarli? Che bella domanda. E in teoria qualcuno si è dato da fare? Sì. Grazie. Io non la vedo però. Non... È qua. Ah, ok. Sì, allora, Gobekli Tepe è un sito meraviglioso dell'entroterra dell'Anatolia che data dal 10.000 avanti Cristo fino all'8.000. Siamo proprio agli inizi la fine segna l'inizio del periodo neolitico. Ed è un sito meraviglioso perché ha queste grandi stele che sono incise con delle figure zoomorfiche, quindi dei disegni di animale a rilievo, che sono le prime attestazioni di scrittura, di decorazione in un contesto molto probabilmente religioso, un santuario. La relazione con la scrittura, per quello che riguarda Gobekli Tepe, è molto aleatoria. Sono alcune di queste figure zoomorfiche sono fantastiche, sono strane, sono fuori, ci sono dei rani, degli scorpioni. No. Però la relazione con una possibile registrazione di lingua è labile. Tutto questo lo si può dire perché non c'è uno schema narrativo. Quindi queste figure sono molto spesso isolate. Arrivare a dire che siano iscrizioni non è convincente, e nessuno
ad oggi è arrivato a sostenere questa cosa. Quindi anch'io scarterei l'ipotesi di un prodromo di scrittura A che sia così antico, perché veramente si parla di 12.000 anni fa, e B che abbia una formalizzazione, cioè che sia normalizzato secondo gli schemi a cui noi siamo abituati quando parliamo di scrittura. Quindi non vediamo continuità nelle sequenze, non vediamo simboli associati l'uno all'altro che possano arrivare a definire delle iscrizioni vere e proprie, quindi parole scritte. Prego. Prego. Faccio una domanda. Buonasera. Buonasera. Confesso che sono venuta qui per sentire il profumo dell'alma mater, perché ricordo ancora gli esami con Dupré di paleografia. Però la domanda vera e propria è questa. Il progetto che le è stato assegnato l'anno scorso prevede collaborazioni con l'estero? Cioè lei ha... Sì. Ecco, questa era la domanda. Grazie. Non ho sentito bene cosa ha detto all'inizio. No, all'inizio è desiderio di sentire parlare ancora di Bologna, dell'alma mater. Ah, allora, sì, una piccola postilla sulla mia formazione, così rispondo anche alla domanda. Io ho studiato sia a Oxford che a UCL a Londra, e sono tornata in Italia con Il rientro dei cervelli, intitolato a Rita Levi-Montalcini, nel 2011. Sono sbarcata alla Sapienza, con la quale ancora collaboro molto da vicino, ma io mi sono appena trasferita a Bologna, sono diventata professore ordinario un mese fa, proprio in concomitanza con l'inizio del progetto, grazie. Però, giovanissima peraltro. No, insomma, mica tanto. Non sono antica come Göbekli Tepe. Però ho delle collaborazioni attive sia con l'Inghilterra, ancora con l'Università di Cambridge, ancora Oxford, e Londra, l'Institute of Classical Studies, Atene ovviamente, con la British School, collaborazioni anche con il Max Planck a Jena per lo studio dell'evoluzione umana, della storia dell'evoluzione umana, e ho ricevuto vari finanziamenti anche dalla fondazione della Gerda Henkel. Quindi ho parecchie collaborazioni con l'estero e sto sviluppandone sempre di più, soprattutto con Creta, perché è necessario acquisire molte immagini per fare modelli in 3D con Creta. Quindi sì. Grazie. University College London, è l'Università di Londra. Prego, approfittatene qui, Elena, per fare una domanda. Silvia, puoi andare sull'immagine del rongorongo, della yes. tavoletta? Che è meravigliosa questa. Vero? No, mi chiedevo, quando tu sei davanti a questo, cosa vedi? Cioè, so che c'è l'esperimento, il machine learning, eccetera, ma cosa vedi? Se ci spieghi un attimo. La prima cosa è l'occhio del paleografo. La prima cosa che faccio quando mi trovo di fronte a un sistema di scrittura che non conosco, e il rongorongo è uno di questi. Io ho iniziato a studiarlo 4 mesi fa, perché invece di andare in vacanza ho detto studio il rongorongo. La prima cosa che si fa, o che faccio io, è vedere se le parole, chiamiamole così, se le sequenze sono divise. Ok, prima butto l'occhio, proprio pedestramente guardo come funziona il sistema, e poi guardo se ci sono degli elementi che fanno sì che io veda una divisione. Ok, quindi per esempio questo è un elemento divisorio, viene spesso usato anche questo, ok? E quindi vedo come le parole vengono distinte l'una dall'altra. Questo a cosa mi serve? Per riuscire a identificare le sequenze. E questo mi serve anche per capire se un segno è sempre in posizione iniziale o sempre in posizione finale. Qui, per esempio, questo è un elemento di divisione, anche questo è un elemento di divisione, anche questo è un elemento di divisione.
questo quindi è isolato, come questo è isolato, come probabilmente questo è isolato, forse sono logogrammi, cioè parole isolate che stanno da sole, che so, casa, finestra e porta, per esempio. Poi guardo se ci sono degli allografi, cioè guardo se ci sono, vedo se ci sono dei segni che hanno piccoli elementi distintivi l'uno dall'altro, e quindi se possono essere distinti nello specifico. Per esempio, questo segno è uguale a questo? In realtà è legato a questo qua. Quindi qui, in termine tecnico, questa si chiama una ligatura, cioè un piccolo elemento che collega due segni insieme. Cosa vuol dire questo? Che probabilmente qui c'è un elemento di complementazione o complemento fonetico. Cioè mi distingo quel segno su una base fonetica specifica. Ok? È abbastanza complicato anche solo spiegarlo, però la prima cosa che si fa è la distinzione specifica delle sequenze. Riuscire a capire se ci sono degli schemi di ripetizione. Qui non ce ne sono. Questa tavoletta si chiama Mamari ed è una delle tavolette meglio preservate. È grossa così. È fittamente iscritta sia da un lato che dall'altro. E abbiamo visto che qui non ci sono ripetizioni. Cosa vuol dire questo? Che è narrativa. È narrativa. Quindi queste sono le prime cose che uno fa quando si trova di fronte a un sistema di scrittura, però ripeto, qui siamo proprio, cioè io sono alle fasi ancora di visione d'insieme, i miei ricercatori stanno già lavorando sulle sequenze. Per esempio, questo segno è uguale a questo, e questo è uguale a questo, e questo è uguale a questo, no? La base è uguale, identica, ma ci sono delle variazioni. Complementazione fonetica? Ma forse sì. E cosa si fa? Si fa uno studio statistico, ok? Si prendono tutti i segni, tutte le attestazioni. Prima cosa che abbiamo fatto è usare un bellissimo font che è stato creato da altre persone. E queste persone ci hanno aiutato, per esempio, a fare il font per il ciprominoico. E quindi abbiamo tutte le attestazioni dei segni insieme, tutte, con tutte le loro variazioni. E poi sulla base delle frequenze di ognuno di questi segni riusciamo a capire se ci sono delle mini distinzioni, di nuovo, no? Come io posso scrivere una lettera, come la può scrivere un'altra persona nella variazione grafica. Così. Sì, qui siamo. Com'è? Sì. Vabbè, ma siamo giovani e baldi. Prego, no, in prima fila. Vedendo questo, ascoltandola, tornando un po' alla prima domanda, quindi come si fa, da assolutamente ignorante, come si fa a passare dal segno al suono? Quindi è un'interpretazione alla fine, come diceva lei prima. No, perché se abbiamo un pattern statistico consistente, sì. Adesso vi faccio un esempio, io non volevo entrare in tutte queste cose tecniche, mi state forzando. Vado sulla lineare A, cosa ha fatto sulla lineare B, scusate, cosa ha fatto Michael Ventris? Dov'è il mio Michael? Voilà. Lui non aveva niente, okay. Però ha contato tutti i segni, cioè step 1. Quanti sono i segni della lineare B? Sono 89, ve lo dico così. Non è un alfabeto. Se fosse un alfabeto ne avrebbe fino a 30. Da 55, che è il nostro minimo comune denominatore, a centinaia, siamo per forza di fronte a un sillabario. I sillabari funzionano tutti sullo stesso schema. Consonante più vocale o vocale semplice, ok? Perché? Beh, perché è esattamente come noi acquisiamo la lingua. Ma mamma, papà, no. Pattern, consonante più vocale, mamma, papà, ok. Tutti i sistemi di scrittura inventati da zero, tutti, sono logosillabici con consonante più vocale, tutti. Poi ci possono essere complicazioni, alcune forme accadico a consonante, vocale, consonante, 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 vocale, consonante. Ma vabbè, il nostro schema di base è consonante più vocale o vocale da sola. Se io vedo un segno che è in posizione iniziale e basta, e so che ho di fronte uno schema del genere, consonante più vocale o vocale da sola, io saprò che se all'inizio della parola
e basta, è una vocale. Parte da lì e trova la A, perché la A è il segno da solo all'inizio di parola più frequentemente attestato. Statisticamente tutte le lingue hanno la A come segno iniziale da solo, ok? E poi ha avuto veramente grande fortuna. Uno, perché lo schema delle tavolette è abbastanza sempre lo stesso, eh? Nome di posto, nome di persona, nome di oggetto, logogramma dell'oggetto, quantità dell'oggetto. Schema assolutamente di base, rendicontazione dell'import-export del palazzo, meccanismi economici interni, non stiamo parlando della narrativa del rongo rongo. Amnisos è il porto di Cnosso. Attraverso indagine statistica, non entro nei particolari perché davvero si complica la situazione, se io ho un pattern sillabico e vedo che ci sono delle sillabe finali in una parola che io penso di aver bene o male identificato almeno nel suo primo segno, io avrò aminiso, aminisi, pattern in schema flessivo, per cui io so che ho vocale diversa, consonante uguale. Costruisco una griglia in cui vedo le corrispondenze. Stessa vocale, consonante diversa, stessa consonante, vocale diversa. Punti di domanda, che è esattamente quello che abbiamo fatto noi, io e Miguel, il mio primo collaboratore, scusate, adesso non trovo più la slide, con il ciprominoico. Noi non abbiamo fatto solo un'indagine relativa alle somiglianze con la lineare A, abbiamo fatto la griglia. E allora la nostra griglia ha dei punti di domanda, questo è Sabo, non sono sicura, ma io lo vedo, io è lui. Lo vedo in pattern, nello schema flessivo, perché ho ripetizione a sufficienza per riuscire a capire che questa io, questo sono io, ha una consona, ha una vocale che lo segue diversa da un altro schema, da un'altra ripetizione. In altre parole, le ripetizioni mi aiutano a vedere se c'è uno schema di flessione. Tutto abbastanza complesso, però esattamente come il latino, dominus, domini, domino, se io lo metto in sillabe, vedrò che alla fine ho la stessa consonante, ma la vocale cambia. Ok? Quindi... era proprio ciò di cui non volevo parlare a quest'ora. Eh no, è affascinante comunque, insomma. Bene, ringraziamo Silvia Ferrara. Ha resistito anche il computer. Sì, ma c'è un'altra domanda nei supplementari. Ce la fai? Sì, certo. Eccola lì. La provo io. Scusa. La provo io. La conoscenza per la conoscenza è spettacolare. Uno vive per la conoscenza pura, sì. No? Però mi piace anche vedere se ci sono delle possibilità di farla ricadere in qualche utilità. Cioè, di fronte a queste scritture qua, io sono un dislessico. Un dislessico. Ok. Esiste una connessione, una scienza, delle conoscenze che ci possono aiutare a passare, a portare tutto quello che voi studiate per aiutare i dislessici? Ah, bella domanda. C'è chi dice, però io non sono una, non è esattamente il mio campo, ma c'è chi dice che studiare un sistema di scrittura diverso da quello a cui si è familiarmente esposti aiuti moltissimo per la dislessia. Quindi so di casi di ragazzi che sono andati al liceo classico o hanno studiato in Inghilterra il greco antico e che hanno un po' corretto la loro dislessia attraverso questo tipo di esercizio. Quindi una trasposizione diversa di una conoscenza, di una scrittura nuova aiuta parecchio. Tutto questo si collega alla necessità di avere un certo tipo di flessibilità rispetto a queste cose, quindi è abbastanza complesso imparare un sistema di scrittura solo
in funzione di una possibile terapia per la dislessia. Io non lo farei. Però non so se è una cosa che è valida da un punto di vista di terapeutico. A livello di esperimento mi viene da dire che potrebbe essere una strategia, ma sinceramente sugli esiti non so, non è esattamente la mia materia. Però posso immaginare che un'applicazione di un sistema di scrittura diverso a quello a cui si è familiarmente esposti possa aiutare. Risposto sì. Malissimo, mi scusi. No, ma a questo proposito io mi inserisco, l'abbiamo scritto anche nella piccola brochure che avete in mano, nella parte finale abbiamo citato un'esperienza che è quella della traduzione in simboli di alcuni libri, che secondo il modello che noi chiamiamo degli in-book, su cui la Biblioteca di Brugherio è all'avanguardia, e questo è un sistema in cui traducendo la scrittura e aggiungendo dei simboli, questo ha reso possibile l'accesso alla lettura a categorie tradizionalmente escluse, quelle con disabilità cognitive, anche molto gravi. Questa è un'esperienza che sta crescendo moltissimo e vi invito a prenderne conoscenza e anche a diffondere la notizia e a chiedere informazioni alla nostra biblioteca, che si fa promotrice di una serie di iniziative, visite guidate alla sezione, corsi di formazione per la creazione di questi libri, per l'utilizzo di questi libri in vari contesti. Quindi è vero che inventare anche questo tipo di scrittura, che prima la professoressa guardava con una certa curiosità, sì, anche facendomi domande tecniche a cui io assolutamente non so rispondere, no? Però questa è un'esperienza che va in questa direzione, per cui a noi piaceva anche fare questo legame. Bene, vi do una notizia in anteprima, Silvia sta scrivendo un libro, per cui che si intitola, sei già il titolo? Sì, però se stiamo in streaming preferisco non parlare. Non lo diciamo, lo dico io, non lo diciamo, va bene, comunque fra poco sarà in... A maggio. A maggio uscirà questo suo libro e noi in biblioteca lo compriamo appena esce lo stesso giorno. Ve lo regalo. E non vediamo l'ora di vedere sui giornali o in TV... Decifrato la lineare A, decifrato il ciclo minoico con la tua foto e di tutta la tua equip. Quindi ti ringraziamo moltissimo. Grazie. Bene, per concludere questo bellissimo viaggio guidato da donne meravigliose, io non posso farlo io perché donna non sono, per cui chiedo all'assessora Laura Valli di fare la conclusione, vediamo se riesce a trascinare anche Elena, che mi piace avere qua. Lo so che lei non vuole in nessun modo salire. Ma io vorrei che comunque la ringraziassimo. Bisognerebbe dotarti di un microfono. Il mio. Prego. E questo è un... misterioso. No, così, vediamo un po'. Ce la faremo. Ok. Va bene, una cosa stranissima, non l'ho mai messa. Va bene, intanto buonasera. Non mi scuso se sono appena arrivata, non mi scuso perché sono molto arrabbiata di essere arrivata solo ora, di aver ascoltato le risposte alle domande del nostro pubblico, perché è bastato quello per affascinarmi. È bastato sentire parlare della narrativa del... rongo per capire che veramente è un peccato mortale non essere stata qui stasera, per cui non mi scuso con lei, non mi scuso con voi, sono giustificata, è giustificato il sindaco Marco Troiano che è ancora impegnato in consiglio comunale e che però a fronte del fatto che mi arrivavano dalla direttrice Meregalli messaggi incredibili su questa serata, a un certo punto mi ha autorizzato a lasciare l'aula e a venire qui per portare il saluto a lei, a voi, a Elena Cattaneo, per questo ultimo, ahimè, incontro di scienza
Ultima Frontiera, una rassegna che da 5 anni, alla quale noi teniamo particolarmente, a cui da 5 anni Elena Cattaneo collabora e ci dà una mano, ne facciamo di tutti i colori, in particolare i nostri bibliotecari, in particolare Ermanno Vercesi. Una rassegna che quest'anno proprio con Elena abbiamo deciso di dedicare alla scienza e attraverso la bocca, lo studio, la passione per la ricerca delle scienziate. E, diciamo che è un'edizione che io direi speciale solo per chi pensa che le donne non siano portate per la scienza. Per noi non è stata un'edizione speciale, né per voi. Però, come dire, purtroppo l'Italia, come anche l'Europa, non facilita il percorso delle donne in ambito scientifico. Se pensiamo che, e anche a livello mondiale, se pensiamo che il più del 95%, mi sembra il 97% dei Nobel scientifici sono stati consegnati a uomini, questo ci dice qualche cosa. Se il matematico opinionista Odi Freddi qualche tempo fa aveva detto che le donne non sono portate per l'astrazione, o più recentemente, sì, o più recentemente, sì, in una sala convegni del CERN di Ginevra è stato detto che la fisica è una cosa per uomini. Ecco, vuol dire che di strada, diciamo, ce n'è ancora tanta da fare per superare pregiudizi e luoghi comuni. Di sicuro in questa quinta edizione di Scienza Ultima Frontiera io credo che abbiamo fatto un bel po' di passi, diciamo, per far camminare non solo Brugherio, ma ci auguriamo, ma anche un po' l'Italia, l'Europa, il mondo. A me piace molto sognare. Ecco, per indirizzarci verso un mondo nel quale questo tipo di pregiudizi finalmente non ci sarà più e non si potrà più dire che questa edizione è speciale, perché sarà la normalità. Quindi a questo punto io vi saluto, saluto Silvia Ferrara, che ringrazio tantissimo, e mannaggia, per fortuna che abbiamo la registrazione, me la ascolterò, me la guarderò sicuramente. Ringrazio ancora una volta Elena Cattaneo, i bibliotecari, la biblioteca che organizza queste serate, in particolare Ermanno che ci mette... Diciamo che le mie parole scomparirebbero di fronte a questo applauso, però davvero Ermanno ci mette passione, ci mette cura, ecco, forse la parola ancora più corretta è cura, ce la mettono i bibliotecari, ce la mettiamo anche noi amministratori nel sostenere questa rassegna, nel volerla con determinazione da 5 anni e nel volerla ancora, ci auguriamo, per i prossimi 5 e oltre. E, però ecco, veramente questo è un ringraziamento personale per la cura che dedichi anche alla preparazione non solo della rassegna, ma di ogni singola serata durante la quale, come dire, ci affascini con le tue narrazioni, sempre un po' così intriganti. E naturalmente ringrazio voi che riempite da 5 anni questo auditorium. Non è una cosa facile, non è una cosa diffusa, in altri comuni, in altre realtà ci hanno provato, evidentemente, come dire, c'è una cura e una preparazione che il pubblico riconosce. Per cui grazie ancora a voi e arrivederci all'anno prossimo. Grazie. Grazie. Ops. Grazie all'assessore. Allora, l'appuntamento con la rassegna è l'anno prossimo, ma la biblioteca è aperta già domani mattina, quindi non c'è bisogno di aspettare un anno. A gennaio partono anche i gruppi di lettura, c'è la sezione Leggere Diversamente.
vi aspettiamo in tutti i luoghi anche a incoraggiarci a fare queste iniziative. Grazie a tutti e buonanotte.